La città metropolitana di Napoli sta per approvare il piano strategico metropolitano, che prevede investimenti in tutte le aree, diciamo, della città metropolitana, con forti investimenti anche da un punto di vista, diciamo, dei soldi investiti. Una sua prima opinione su questo progetto? Beh, credo che sia venuta l'ora, insomma, di un grande piano strategico di investimenti che colga tutta la provincia di Napoli. Dobbiamo colmare un gap enorme che raffigura la provincia di Napoli e la città di Napoli, e credo che questo piano possa essere risolutivo proprio da questo punto di vista. Fare un grande piano di investimenti consentirà, se fatto in maniera strategica, come sta facendo appunto la città metropolitana di Napoli, consentirà quindi di colmare questo gap e di far sì che quelle infrastrutture necessarie al rilancio di Napoli e provincia possano finalmente vedere la luce. Lei come comune ha già in mente qualcosa di specifico che gradirebbe rientrasse nel piano strategico metropolitano? Noi abbiamo improntato la nostra richiesta dal punto di vista della vivibilità della città, quindi faremo degli interventi soprattutto nel centro storico della nostra cittadina, augurandoci che possano essere quegli interventi che facciano rinascere proprio quei territori che logicamente, poiché un po' lontani dalla città, possano finalmente riavere la dignità persa.